Ciao ragazzi, buonasera e ben ritrovati. Il tema affrontato questa sera è che valore ha la GMG, la Giornata Mondiale della Gioventù, nel contesto odierno, quotidiano della Chiesa. E a me è venuta in mente una parola, diversità. Accoglienza di ciò che è diverso da me, da quello che faccio io. Si è sempre tentati, io per primo, ad accogliere solo ciò che è simile a quello che gira attorno a me. E anche nella vita parrocchiale, nella vita di fede, si è tentati a fare questo. Quello che faccio nella mia parrocchia, con il mio gruppo giovanile, con il mio parroco è chiesa. Guarda quelli, fanno qualcosa di diverso, bah, non sarà mai chiesa quella cosa lì. Ecco, la GMG è il modo più alto, più profondo e più bello ed edificante per fare esperienza di fede, di chiesa diversa in superficie, ma nell'intimo tendono tutti allo stesso punto, che è Gesù Cristo. Alla GMG ti rendi conto di quante modalità di chiesa ci sono, eppure è sempre la stessa. Tutte quante parlano di Gesù Cristo, la Chiesa universale, appunto. È un po' come quando vai a scuola, alle elementari conosci i bambini del quartiere, poi magari per andare alle scuole medie conosci i bambini di una zona un po' più ampia del tuo quartiere, del tuo paesino, ecco, e poi vai alle medie e conosci i ragazzi della provincia e ti rendi conto che sempre di più c'è del diverso, c'è della bellezza, ma tutti quanti stanno insieme per un unico scopo comune, quello di imparare a scuola, quello della fede, di incontrare Gesù Cristo nella vita parrocchiale. E poi quando vai all'università ancora di più, tutto il mondo qui per un unico motivo, la laurea, nella fede, incontrare Gesù Cristo. E quando vai all'estero ancora di più, un po' alla volta i tuoi orizzonti si allargano e alla GMG ti rendi conto che c'è tanta diversità di Chiesa universale, ma che tutte quante, nessuna migliore, nessuna peggiore, semplicemente facce diverse dello stesso dado, Gesù Cristo, tendono tutte a Lui. Ecco, l'impegno, il fioretto per questa sera è molto semplice e digitale. Cerca su internet immagini delle GMG passate, prendi appunti e cerca di cogliere quali sono gli aspetti che ti stonano un pochino rispetto al tuo modo di vivere la fede. Prendi appunti e dici: questo mi sembra diverso, questo mi sembra lontano dal mio modo di vivere la fede, questo, ah, faccio proprio fatica. E meditare tutto questo che hai scritto e dire: Signore, anche questo è Chiesa, Signore, anche questo tende a te. Dammi la forza di accogliere ciò che è diverso. Che meraviglia la GMG, altissima esperienza di Chiesa universale, l'accoglienza del diverso. Una buona serata, una santa notte e a domani.